stato un percorso abbastanza duro, abbastanza impegnativo, anche se il dislivello non era tanto, però c'erano dei tratti dove si saliva e si scendeva, un percorso molto nervoso e quindi, diciamo, come si dice in gergo, spacca le gambe. Puoi dire il tuo nome agli amici che ci seguono? Sì, Pino Aurora. Pino, come può dire qualcosa di questo sport? Come ti è piaciuto fare? Questo è iniziato per caso, così, diciamo anche a tarda età, dopo intorno ai 30 anni, per caso con alcuni amici, poi mi sono veramente appassionato a questo sport che dà molto benessere, aiuta sia la mente che il fisico e ci fa conoscere tante belle persone, tutti questi amici, onorare e rispettare anche gli avversari. Oggi è stata una bella tappa, si è fatto un gran bel ritmo e devo dire dobbiamo dare fare un bel complimento al nostro capitano Gianluca Sperati, che ha sferrato un attacco gli ultimi 30 km, ha sferrato un attacco ed è arrivato in solitario in questo di Matera. Ha la maglia per 3 minuti, minuti di svantaggio. Capisco che c'è questo entusiasmo. Adesso passiamo al secondo sportivo, sì. Giacinto. Ecco, io passo da qui. Sì. Ecco, Giacinto, come ha detto il collega, allora, la tua impressione di questo tour speciale, perché c'è un connubio tra l'ambiente, lo sport e la cultura. Siamo a Matera, città della cultura europea. Ecco, vuol dire qualcosa su questa esperienza? Un'esperienza favolosa, si diverte in un casino, anche se oggi il nostro avversario ci ha staccato, diciamo, ma ci rifaremo a più presto. Ecco, pur essendo un evento non competitivo, però c'è stato tra di voi, ho notato al seguito, una disputa, è vero? Perché? Sì, perché nel ciclismo, per la ciclismo birra, è la competizione, birra. È sempre competizione, ed è bello così. Ecco, la sua impressione di aver visto Matera, città della cultura, e quindi quando abbiamo il sasso, era già stato a Matera? Ma è la prima volta, è una città stupenda, bellissima. Inviti gli altri amici a venire. Certamente. Bene, adesso ti grazie, passiamo a Marco. È il ciclista. È il ciclista che veramente ho notato ogni tanto dava delle menate. Delle pedalate che staccano tutta questa energia. Come è venuto? Come hai dato dimostrazioni veramente di impegno, nonostante fosse un tour non competitivo. Troppo buono. Comunque, no, niente, il giro bellissimo. Matera è bellissimo, non c'ero mai stato a Matera e sono contento di esserci venuto in bicicletta con gli amici che hanno spinto questa mia voglia di fare un giro così lungo, quindi li devo ringraziare. Riguardo alla tappa di oggi c'è stata qualche scaramuccia e devo dire, è vero che c'è stato, diciamo, questa fuga di Gianluca, però è pronto un ricorso, è stato un giro così. Siccome il giro, il tour non ancora finisce, ci sono ancora 2 giorni, aspettiamo le sentenze, perché oggi c'è stata una piccola cosa scorretta, che è stata un po' scorretta. Ecco, la cosa, ieri c'è stato. Però non rivelo altro perché è oggetto di indagini. Già stanno verificando. Parola al vincitore. Ieri una tappa molto pesante, 230 km, Ortona e Margherita di Savoia. Sì. Quindi 230, oggi 130 km, quindi hai sentito un po' affaticato. Ma devo dire, pensavo peggio. Bene, domani sarà duro, domani è lungo. Domani la tappa di domani? Domani aspettiamo, domani facciamo, dove stiamo qui? Matera. Matera e Gallipoli. E penso che l'attacco verrà verso gli ultimi 40 km. Andremo in gruppo fino agli ultimi 40 km. Dopodiché vediamo. Il percorso com'è? Discesa. Non ci sono mai stato, non lo so. Vedremo, come dice il capo classifico. Il capo classifico. Abbiamo Gianluca, il team leader della squadra. Colui il trascinatore, colui che con entusiasmo è riuscito a formare un gruppo. Un'esperienza che ricordiamo che si sta attraversando 4 regioni in 4 giorni. Ecco, innanzitutto vuol dire qualcosa
lo spirito di questo tour? Lo spirito del tour è chiaramente uno spirito cicloturistico, dove non manca il sano agonismo. Ieri è stata una tappa dura di 220 km e ho visto che i ragazzi nelle gambe avevano ben poco. E quando li ho visti in difficoltà ho chiesto loro di farli mettere davanti per tagliargli il vento e dargli la possibilità di arrivare fino all'arrivo, e purtroppo non hanno accettato la mia compagnia e questo mi dispiace molto, perché ho fatto tanto per loro. E quando mi sono girato i ragazzi non c'erano più. Dovevamo arrivare a Matera. Io sono arrivato, non so, stranamente con 20 minuti di anticipo. Probabilmente avranno bisogno di un navigatore. Ha tagliato 4 km. Ecco, Gianluca, comunque questo è lo spirito, ci divertiamo, ecco. Sorridiamo e siamo tutti qui insieme. Ecco, vi capisco l'entusiasmo di aver raggiunto Matera, avete messo proprio l'agonismo, lo spirito, quegli ideali che poi testimonia quello che avete fatto, perché questo tour, ricordiamo gli amici, ha un senso. Qual è stato, ecco, vogliamo ricordare lo spirito di questo tour, perché? Perché lo spirito di questo tour, Umberto, è, come ti ho detto dall'inizio, è uno spirito cicloturistico, cioè unire la bicicletta alla natura, lo sport alla natura, alla visita dei nuovi paesaggi, delle nuove città. E speriamo che sia il primo di una lunga serie. Quindi, dopo che abbiamo attraversato la famosa costa dei Trabocchi in Abruzzo, poi abbiamo attraversato il Molise, adesso siamo in Basilicata, Puglia con Margherita di Savoia, adesso Matera. Domani vi aspetterà una dura tappa. Sì, domani penso sia la tappa più dura, 165 km, una tappa abbastanza lunga se si considera che comunque è la terza. Abbiamo già nelle gambe la fatica delle prime due tappe e sicuramente questi ragazzi cercheranno di mettermi in difficoltà. E io comunque conto sul gregario più forte che abbiamo, che è Pino Aurora, che anche grazie a lui oggi sono arrivato prima degli altri. Comunque non mi ero accorto che stavamo facendo una gara e quando mi sono girato non c'erano più. E là ho detto, ecco, vai a tutto. Grazie a Gianluca. Perché ha girato l'incrocio, ha girato, quindi noi avevamo chiaramente digitale. Esatto. Passiamo. Nicola Attanasio. Prego, Nicola Attanasio. Dai Nico, dai. Allora qui abbiamo, cari amici, ecco, la telecamera si può girare da questa parte. L'ultimo giudice, imparziale. Abbiamo il carissimo Nicola che veramente ha presenziato questo da lustro, ha dato lustro, anche perché una figura di un personaggio, una cabina di Porto di Pescara, di partecipa, ex comandante ecco di Ortona, insomma, è diciamo qualcosa di speciale, motivo di orgoglio, anche perché so che le capitanerie di Porto italiane sono molto sensibili per l'ambiente, abbiamo visto in tante esperienze che abbiamo ripreso. Comandante, cosa vuol dire questo, un messaggio alla gente, questo tuo impegno di partecipare a questa gara, cos'è per voi questa presenza? Beh, certamente trascorrere 4 giorni in amicizia, in allegria. L'ambiente è molto importante e quindi questa passeggiata consente di viverlo, questo ambiente di cui tanto si parla, però così poche volte abbiamo possibilità di stare a contatto con la natura. Ecco, questo è il risultato del sole che abbiamo preso, e questo l'ambiente mi ha fatto una bella scottatura, quindi ci siamo stati 2 giornate all'aria aperta, abbiamo pedalato per quanto possibile, ci siamo impegnati, ecco, al massimo, ecco, e quindi diciamo che questo tour ha avvicinato anche la gente a essere sensibile, anche le opere d'arte, che ci troviamo qui a Matera, tutta l'arte, storia. Sì, sì, non a caso il Presidente ha scelto questa città d'arte storica appunto per consentirci
di approfondire, visitare, fare davvero cicloturismo. Quindi nelle prossime ore dopo la doccia visiteremo per bene la città di Matera. Ecco, domani un impegno più duro perché sarà a 160 km, però diciamo Io spero di farli, anche se diciamo non riesco, sono tappe molto impegnative che presuppongono una preparazione, anni, però farò il massimo per poter percorrere più chilometri con i miei amici. Ecco, ringrazio il comandante.